Parlare di semplificazione in un paese dove, grazie all'elevatissimo grado di burocratizzazione, sono nate addirittura nuove professioni come quella del codista, che tiene il posto in fila per conto di altre persone, non è facile. Lo sa bene, e lo ha ricordato ad Umberti, dell'onorevole Bruno Tabacci, presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, invitato dal Comune nel convegno intitolato "Per una pubblica amministrazione più snella ed efficiente, le proposte concrete del governo". L'incontro è stato presieduto dal sindaco Marco Locchi e ha visto gli interventi dell'onorevole Giampiero Giulietti, membro della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, del presidente dell'ANCI Umbria Francesco De Rebotti, del rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, il professor Giovanni Paciullo, e, come detto, dell'onorevole Bruno Tabacci, ai nostri microfoni. L'Italia è un paese che affoga nella burocrazia e soprattutto nella complicazione. Mi è capitato nei mesi scorsi di trovare a un dibattito televisivo un signore che si è presentato e diceva che lui faceva il codista, cioè si metteva in coda, quindi era una professione di successo. È chiaro che queste professioni di successo nascono sulla complicazione esasperata che poi conduce le istituzioni ad un rapporto pessimo con i cittadini. Bisogna cambiare profondamente mentalità, poi la legislazione segue un cambiamento profondo di mentalità e di cultura, bisogna lavorare molto, non è solo un fatto di atti amministrativi. Si ricordi che negli anni scorsi c'era qualche ministro che aveva proposto di bruciare le leggi, facevano i falò, ma non si è risolto molto, perché per ogni legge bruciata se ne sono poi fatte in numero maggiore, quindi il buco è stato presto ricoperto. In realtà il modo come si legifera è così contorto e farraginoso che rende la legge odiosa, oltre al contenuto, anche per il modo come essa viene prospettata. Quindi è un tema assolutamente centrale. Mi auguro che il Parlamento si convinca di questa, che è un'assoluta priorità.